Benvenuti all'interno di un'altra puntata di JavaScript in pillole, una piccola serie in cui vado a spiegare alcuni dei concetti, procedimenti e processi che sono un po' alla base di tante di quelle operazioni che compio all'interno del mio corso di React. Ovviamente non si rivolge solo a coloro che hanno il mio corso, ma vado a spiegare tutti quei concetti che sono per tanti basilari, ma per chi è veramente alle prime armi, possono sembrare, chiamiamoli, spaventosi o comunque di non così semplice comprensione, oppure che non tutti comunque conoscono. Non è il consiglio segreto, ma è semplicemente spiegare una metodologia, un processo che può semplificare la vita di tanti sviluppatori. Ovviamente non è quel discorso, i piccoli 5 segreti non sono segreti, niente di questa cosa è segreta, ma sono solo best practice oppure concetti che stanno alla base di operazioni molto comuni all'interno di React, ma in generale nell'utilizzo di JavaScript, sia con la libreria di React, sia appunto con i principali framework, che possono veramente semplificare soprattutto la comprensione, ma anche la vita di noi sviluppatori. In questa pillola continueremo ad approfondire il discorso della decostruzione, perché non si possono solo decostruire oggetti, ma anche degli array. Per chi non avesse visto quella puntata, decostruire un array o un oggetto è semplicemente un metodo, una pratica che facilita l'accesso e soprattutto la scomposizione dei valori all'interno degli array o degli oggetti, anche quando questi sono magari pesantemente innestati. Ma entriamo un po' nel dettaglio. Come tutti sanno, per accedere ad un valore specifico all'interno di un array, la prassi più semplice è quella di dichiarare una costante oppure una variabile let, nel caso volessimo andare a sovrascrivere il valore, quello specifico valore all'interno dell'array, e poi dargli il nome dell'array con l'indice. Ovviamente, nel caso avessimo array un pochino più profondi, più lunghi, ecco che ripetere questa prassi non è così semplice. Non è così semplice, non è la cosa migliore da fare, è più piacevole da fare. Ed è qui che la decostruzione dell'oggetto entra in gioco. Io adesso non andrò a decostruire persone perché ce l'ho qua, andiamo a decostruire quello che è valori. Per decostruire un array in maniera molto semplice bisogna dichiarare il tipo di variabile che vogliamo ottenere, quindi se sono costanti o variabili, aprire le parentesi quadre perché stiamo cercando di decostruire un array. Nel caso stessimo decostruendo un oggetto dovremmo aprire le parentesi graffe, questo per comunicare a JavaScript che cosa vogliamo andare a fare, perché in sostanza la differenza tra la decostruzione di un array e un oggetto è che l'array viene decostruito in base alla posizione, mentre l'oggetto in base alla chiave, ok? In poche parole. Per continuare la nostra decostruzione, semplicemente abbiamo dichiarato il nostro const aperto le parentesi graffe, lo poniamo uguale all'array che vogliamo andare a scomporre e iniziamo a passargli dei parametri che non devono essere per forza questi valori, possono essere anche primo, secondo, terzo, quarto, tavolo, rinoceronte. Adesso io andassi a console.logare e lo andrò a fare, questi tre signori, vado, mettiamo qua, questi tre signori, io ottengo esattamente 1, 2, 3, 4, 5 e il sesto valore, ovvero rinoceronte, è undefined, perché appunto, come è palese, la decostruzione avviene in base alla posizione, quindi posizione 0 designer, posizione 1 frontend, posizione 3 terzo backend, quarto data analyst, release manager, tavolo e rinoceronte non esiste, stiamo cercando di accedere a una posizione che non ha nessun valore e quindi otteniamo undefined, quindi noi possiamo accedere solo esclusivamente a valori, decostruire solo unicamente valori che sono
presenti a livello di posizione, nel caso dell'array, a livello di chiave, a livello di oggetto all'interno dell'elemento che stiamo andando a decostruire. E ovviamente non è che devo decostruirlo tutto, cioè se non volessi l'ultimo valore non lo decostruisco, cioè mi dice che non è definito rinoceronte perché non è da nessuna parte. Ok, anzi facciamo con tavolo che magari esiste anche. Se io non volessi tavolo, non sono obbligato a ricostruire l'intero oggetto, magari voglio solo i primi quattro del release manager, non mi interessa, e allora decostruisco in questa maniera. E ovviamente posso anche andare e il passo successivo è quello di dire ok, io voglio solo il primo, il terzo e l'ultimo. Come posso fare? Molto molto semplice. Invece di decostruire in quella maniera, lascio degli spazi vuoti. Quindi adesso io voglio il primo, frontend mi interessa, terzo mi interessa, data analyst non mi interessa, lascio un altro spazio vuoto e poi metto tavolo di nuovo. Tavolo, ovviamente secondo non è definito, quarto neanche, e gli passo tavolo. E come vedete tengo designer, backend e release manager. In questa maniera posso anche accedere a valori che non sono per forza in fila, anche a valori più lontani, ecco. E questo è molto utile, vedete come semplifica, ci semplifica veramente la vita, senza doverci fare impazzire a scrivere tutta questa roba, magari di avere magari un array di 15-20 valori, magari potete accedervi in questa maniera, troverete la maniera più dinamica per accedervi, però questo vi permette di semplificare di molto il vostro lavoro.